In compagnia di Antonella Scarfò, coordinatrice nazionale del Partito Sardo Azione, oggi a Sassari per mettere in ordine quello che è il discorso del direttivo per il Nord Sardegna. Si parla di giovani, si parla di Sardegna, si parla di storia. Cosa significa essere giovani sardisti in questi anni che sono davvero tosti? Sono davvero tosti. Essere giovani sardisti oggi significa riprenderci in mano la nostra condizione giovanile e così magari appunto contribuire allo sviluppo della nostra terra. Noi andiamo appunto a cercare di sviluppare nuove opportunità. Noi giovani vorremmo rimanere nel nostro territorio e contribuire allo sviluppo sociale e economico della nostra terra. Un senso di appartenenza che si perde nella notte dei tempi. Un senso di appartenenza a quello che vorremmo noi fare, appunto risvegliare la coscienza nazionale dei giovani sardi e di tutti i sardi, tutto il popolo sardo che un po' nel tempo comunque è venuto a mancare. Con le nostre azioni, i nostri interventi, anche stando proprio sul territorio, vorremmo far risvegliare questa coscienza. Qual è l'azione primaria che voi conducete, chiaramente, visto che siete il capo della nostra regione per quanto riguarda appunto la leadership? Qual è l'input che volete dare per i prossimi anni, per il prossimo futuro e per appartenere a quella che è il famoso vento che soffia, no? Beh, in due parole lo posso sintetizzare in istruzione, confronto e formazione. Appunto il Partito Sardo Azione in questo appunto ha molta lungimiranza, è un partito che ha più di 100 anni di storia e abbiamo attivato fondamentalmente due scuole politiche. La prima è una scuola politica di formazione sardista dove ogni sabato i ragazzi si incontrano e con professori, docenti, storici, politici si confrontano e avviamo questo processo di formazione. La seconda è quella nella strada, nel campo di battaglia tra la gente e per la gente e nelle campagne elettorali dove appunto cerchiamo di diffondere il verbo sardista. Quell'orgoglio che mai sopito, che ha bisogno solo e esclusivamente di essere, come posso dire, rialimentato? Diciamo che è una bella sfida che ci attende, però noi non ci fermiamo, rimaniamo sul territorio. Adesso siamo qui a Sassari per aprire la nuova sezione del Nord Sardegna e cerchiamo di creare una grande gioventù sardista e così risvegliare la nostra coscienza nazionale sarda. Chissà che nella nostra isola, dove regna da secoli il maestrale, non riprenda a soffiare quel famoso vento. Diciamo che l'energia dei giovani sarà appunto il vento che soffierà. Come diceva Dante, è l'amor che muove il sole e le altre stelle, per noi è la passione che muove il sole e le altre stelle e quindi questa energia sarà l'energia primaria che ci spingerà a compiere l'impossibile.